Enrico Nigiotti ad aprire ad Arezzo Sud Wave il festival di Mauro Valenti in sinergia con Comune di Arezzo, Fondazione Guido d'Arezzo, Spazio Seme, Circolo Artistico, Regione Toscana, SIAE, Ministero dei Beni Culturali e le etichette discografiche. Fino al 10 novembre in città, ma poi volerà dal 2 al 3 di aprile a Parigi. E abbiamo cercato di trovare degli artisti che potessero avere la loro originalità al tempo stesso di essere in linea con quelli che potevano essere i gusti francesi, no? E cercando anche di valorizzare la canzone italiana, quindi Francia sono molto molto amanti di tanti artisti che conoscete bene dell'Italia, e pensiamo che i soggetti, la scapigliatura, così come la municipale o la rappresentante di lista o Enrico Nigiotti, possano sicuramente avere un mercato in questo paese. Come ricominciare, nel senso che ora se vai a suonare c'è qualcuno, ti conoscono, comunque c'è la gente, io ho fatto la tournée, finito ora la tournée teatrale, quindi la gente viene e paga biglietti, lì non ti conosce nessuno, quindi è come ricominciare, è bello, quindi è emozionante, e il pubblico è vergine di te. Sicuramente poi a Parigi suoneremo il nuovo album che stiamo finendo di registrare, quindi sarà anche una grossa opportunità per noi di testarlo e di suonarlo divertendoci. Carmine della Municipale, ha mai partecipato a Arezzo Wave come pubblico? Sì, sia come pubblico che come partecipante un sacco un po' di anni fa con la mia prima band, i Crusca, siamo usciti al primo turno, quindi a 16 anni, 17 anni, quindi sì, siamo molto legati all'Arezzo, anche perché poi c'è stata un'edizione che è stata fatta a Lecce, quindi comunque siamo abbastanza legati. E nella giornata conclusiva di domenica arriverà anche l'unico italiano che partecipò a Woodstock, Lucio Salvini.